Allora, Di Stefano, ma quanti sono questi parlamentari e di quanti soldi stiamo parlando? Guardi, mentre eravate in onda poco fa con Orfini è uscito il resoconto della visita di Luigi Di Maio al MEF, Ministero dell'Economia e Finanza, perché tutti noi parlamentari abbiamo dato autorizzazione a fare un controllo sui nostri dati di versamento dei nostri stipendi al Ministero, quindi abbiamo dati ufficiali e la cosa sostanzialmente si può anche chiudere oggi. I dati sono questi, sono 8 persone che hanno fatto i furbi, diciamo, non restituendo l'intera cifra che avevano detto, certo, per un totale di circa 700.000 euro. Il dato interessante è che finalmente nessuno potrà dire, visto che anche il Ministero dell'Economia e Finanza lo conferma, che era una bufala questa delle nostre restituzioni, perché 23 milioni di euro risultano versati dal Movimento 5 Stelle a questo fondo che ha fatto nascere ad oggi quasi 10.000 imprese con 20.000 posti di lavoro. Questo grazie ai nostri stipendi, un unicum nella storia del mondo della politica sostanzialmente. Quindi io vado molto fiero. Luigi Di Maio ha detto in questa intervista che parte la settimana dell'orgoglio a 5 Stelle. L'orgoglio non è ovviamente avere 8 persone che hanno commesso questo, ma è, come diceva giustamente in studio prima Peter Gomez, il fatto che da noi chi sbaglia paga e viene cacciato dal movimento paga, e comunque rimane l'enorme gesto di aver versato 23 che milioni di euro. Che cosa succede a questi 8? Beh, allora queste 8 intanto vengono subito inibite dall'utilizzo del simbolo, quindi vengono messi fuori dal Movimento 5 Stelle, questo però mi sembra evidente. Se sono eletti, tornano in Parlamento. Noi chiederemo a queste persone, due lo hanno già fatto, i primi che erano stati, diciamo, scoperti, di firmare la rinuncia alla candidatura. Significa che c'è soltanto un passaggio dove si può ancora intervenire, che è il primo giorno di Parlamento, quando vai a firmare l'accettazione della tua elezione. Cioè, rinunciando a questo passaggio non sei eletto e scorre la lista ed entra chi veniva dopo di te. Noi speriamo che abbiano la dignità di rinunciare all'eventuale elezione, anche perché ancora dovrebbero essere eletti, cioè, prima di poterla firmare, certo, ovviamente, e poi quindi lasciare spazio a chi si merita di entrare al posto loro. Ma al di là della restituzione, delle punizioni, tutto bene, però c'è un'obiezione che vi è stata fatta da Carlo Calenda, che secondo me ha un suo senso. Come potete garantire agli elettori che, dopo non essere stati in grado di controllare in maniera puntuale i versamenti da parte di tutti i vostri eletti, sarete in grado invece di controllare una macchina molto più complicata come quella che potrebbe essere il governo del Paese? Tralascio l'ovvietà del fatto del famoso da quale pulpito, nel senso che questo è un paese dove si vedono banche che falliscono e che vengono ricompensate con 20 miliardi di cittadini per errori della politica. Detto ciò, che è fin troppo facile sparare sulla Croce Rossa, noi non possiamo senza un motivo, diciamo, chiaro, andare a verificare i conti correnti di cittadini, perché il politico è comunque un cittadino che ha un suo conto corrente privato, i soldi dal mio conto vanno sul fondo del Ministero, no? Non possiamo, se non con una delega, come abbiamo fatto oggi, andare a verificare. Fino a prova contraria, dal nostro punto di vista, una persona è onesta. Quando abbiamo avuto prova che qualcosa non andava, siamo andati a verificare, tant'è che un paio non hanno dato questa delega, quindi non abbiamo potuto verificare il loro conto e quindi per noi sono automaticamente fuori, ma andare a controllare i conti altrui è violazione del segreto bancario, ovviamente non si può fare, quindi noi non abbiamo fatto nessun errore in tal senso, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Perché dico questo? Perché la scelta a monte, proprio per non toccare soldi, perché non vogliamo manovrare soldi, è stata quella di fare il fondo dentro il Ministero, altrimenti avremmo potuto fare, come fanno tanti, un fondo privato che gestivamo noi, ma noi non volevamo essere accusati di usare i soldi nostri per fare propaganda elettorale, quindi lo gestisce il Ministero e grazie a quei soldi sono nate 10.000 imprese. Potevate farvi accreditare in un conto controllato dal Movimento 5 Stelle, dopodiché no, versarli. No. Guardi, questo è molto chiaro, questo argomento è stato discusso. Molto pratico più che chiaro. No, però ve lo spiego, questo argomento lo abbiamo discusso per tanto tempo a inizio legislatura, ma se i soldi fossero stati sul conto del Movimento 5 Stelle sarebbe stato facile pensare o dire che noi li davamo soltanto a chi poi ci dovesse votare. No, poi quindi li davate il classico al MEF, voto di scambio. Al Ministero questi soldi e il Ministero li gestiva, questo dicevo. Li diamo direttamente al Ministero, meglio di così, scusatemi.
Era un passaggio in più, ma forse vi consentiva di controllare. Ma mi dica una cosa, scusi, quei due che non hanno dato l'autorizzazione, si aggiungono agli otto? No, sono negli otto. Sono negli otto. E questi della sono Valle e Pisano. Della Valle e Pisano, e questi sono già stati cacciati dal movimento. E al di là del fatto di Stefano che voi comunque avete un po' delle tendenze a cercarvi dei sistemi problematici per operare, per cui le parlamentarie già vi avevano posto dei problemi, adesso si ripone il problema con dei movimenti, un po' tendete a cercarveli i problemi, però voglio chiederle, secondo lei da un punto di vista proprio identitario, profondo, la scoperta del fatto che l'essere umano è impuro e che quindi la purezza assoluta anche nelle persone che voi selezionate, anche in persone molto vicine e importanti, non più figure limitrofe, cambia la vostra identità, cambia il vostro approccio alla politica? Guardi, io ho 36 anni e il fatto che l'essere umano è impuro lo so da tanto tempo, purtroppo, quindi non lo scopriamo oggi. Ovviamente però, ripeto, fino a prova contraria, per me sei una persona sempre onesta. Il fatto che lei diceva i nostri meccanismi sono a volte troppo articolati e complessi è perché noi siamo una novità nello scenario politico internazionale. Non esiste un movimento politico che fa scegliere i suoi elettori in rete qualsiasi passaggio della sua vita politica, dalle leggi che vota ai candidati, ai candidati premier. Non esiste un movimento politico che rinuncia ai soldi per darli ai cittadini e aprire aziende. Quindi è ovvio che è tutto una macchina che sta crescendo volta per volta e quindi ha delle difficoltà. La differenza sostanziale però è che noi ci proviamo e ci riusciamo alla fine. Gli altri fanno finta che non esista la democrazia, onestamente. Talvolta siete quindi un po' troppo ingenui forse, quindi proprio perché siete così ambiziosi dovreste essere un po' più rigorosi nelle pratiche che scegliete di adottare. Guardi, se vi ricordate i primi tempi, infatti noi abbiamo cambiato anche i nostri regolamenti perché man mano che scoprivamo problematiche abbiamo sempre provato a risolvere e oggi siamo in modo consistente molto più tutelati rispetto al primo anno in Parlamento, ad esempio. Il regolamento nuovo, ad esempio, ci permette di togliere dalle liste persone che magari hanno fatto la classica scalata politica, prima non potevamo e quando... Ma vi siete, io ricordo, siete evoluti, vi siete resi conto che non è così facile anche nella situazione. No, ma però, voglio solo elencare i nomi di quelli che non avrebbero versato. Ivan Della Valle, lo diceva lei, Girolamo Pisano, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli, Elisa Bulgarelli, Andrea Cecconi, Silvia Benedetti e Emanuele Cozzolino. Sono questi. Esatto, sì, sì. Le risulta. Sì. Senta, le voglio far vedere perché questo è diventato ormai un dibattito, insomma, al centro della discussione politica, della campagna elettorale. Le voglio far vedere cosa dice Sgarbi di questa vicenda. Hanno ancora il coraggio di parlare. I 5 stelle, cioè niente, 5, 6, 7 stelle, nessuna idea, nessun cervello, eletti automaticamente solo grazie alla forza di Grillo, che ha detto tutto, su tutto, continuano a scrivere delle non contenti dei rimborsi truccati, fingono di dare i danari e poi li incassano il giorno dopo. Schifosi, orrendi, incapaci, seguaci del nulla. E guardate cosa dice invece Renzi, sempre su questo tema, poi lo commentiamo. Vediamo, forse abbiamo... Dicono che noi abbiamo gli impresentabili. E se guardiamo queste ore la storia dei rimborsi che cresce ogni giorno, noi vediamo che i 5 Stelle si sono trasformati, sono diventati l'arca di Noè, dove stanno salendo truffatori, tecnicamente truffatori, scrocconi, tecnicamente scrocconi, riciclati di altri partiti politici e massoni. Di Stefano, siete un'arca di Noè? Non so chi è stato più comico dei due, sinceramente. Il 6 volte condannato Sgarbi oppure quello che doveva scomparire dopo il referendum Renzi. Io andrei veramente oltre questi personaggi che non, in un paese normale non sarebbero ancora al ruolo che cercano di ricoprire. Però vabbè, lasciamo andare oltre. Io vorrei farvi vedere due documenti. Mi prendo la gioia di dire in anteprima, in realtà forse li conoscete già. Questo è il classico pizzino mafioso, mi verrebbe da chiamare. Non so se si vede, che cos'è? È l'elenco? Questo è l'elenco dei bonifici. L'elenco dei bonifici fatti da Buzzi al Partito Democratico. Buzzi è condannato a 19 anni per mafia. E questo è invece... Questo è invece l'elenco dei bonifici fatti da tutti i partiti al fondo per il microcredito. Ve lo faccio vedere anche questo. La colonna
con 23 milioni di euro nel Movimento 5 Stelle, gli altri sono tutti a zero. Quindi io in tutta sincerità e con molta umiltà dico che al massimo chi in questa fase può essere arrabbiato verso i suoi colleghi che hanno fatto questa truffa interna, ovviamente alle nostre regole, sono io che ho messo 150.000 euro del mio conto corrente in un fondo per le imprese, ma certamente non quelli che hanno parlato nei servizi precedenti, che da tanti e troppi anni mettono le mani nelle tasche degli italiani per farsi pagare i loro lauti stipendi vivendo di politica da sempre e per ricompensare banche e amici loro, spesso anche truffatori, ai danni degli italiani. Da loro non accetto nessuna morale. Senta, va bene l'espulsione, però questi signori verranno espulsi, alcuni di loro rientreranno in Parlamento. Non pensa che forse sia il caso, per dare un vero segnale, di fare loro causa per il danno d'immagine causato al Movimento? È una strada secondo me percorribile, sì. Io sono convintissimo che la linea più dura riusciamo a tenerla in questo caso, meglio è, per tutelarci e per tutelare i nostri elettori, sicuramente. Senta, io le riporto una provocazione, si tenga calmo già adesso. Rosato dice che sostanzialmente il PD fa esattamente quello che fate voi, cioè restituiscono 2.500 euro l'anno al mese, quindi 30.000 euro l'anno con le indennità, soltanto che loro non lo sbandierano ai 420 e quindi quello è un reale gesto e non il vostro. Come replica? Beh, replico che Rosato sa perfettamente di mentire, ma d'altronde lo fa da anni, perché loro quei soldi li danno al loro partito, quindi il Partito Democratico, come anche Forza Italia, Lega Nord e tutti gli altri, oltre a prendersi i rimborsi elettorali, cioè soldi dei cittadini che noi abbiamo rinunciato per oltre 43 milioni di euro, si fanno anche pagare dai loro deputati per poter mantenere la macchina del partito, quindi soldi che chiamano altri soldi, soldi sempre dei cittadini italiani. Quindi Rosato farebbe meglio anche lui a tacere. Quindi questi soldi, lei dice, in realtà non vanno ai cittadini, non vanno alle imprese, ma vanno al partito, ai funzionari del partito, a mantenere quello? Sì, a mantenere tutta la macchina, perché ogni campagna elettorale del Partito Democratico costa milioni di euro. Io la mia campagna qui a Milano, io sono candidato a Milano nel collegio di Milano 3, io la sto facendo mettendo il metano nella mia macchina, ma 50 lei, euro di campagna lei elettorale. Lei lo sa che a proposito di questi trasferimenti da parlamentari del PD, poi c'era qualcuno che non aveva pagato. Infatti, esatto, per essere ricandidato ha fatto in fretta a regolarizzare, esatto, tranne uno, perché ieri Renzi ha ricordato che il Presidente del Senato, Pietro Grasso, non ha versato quei soldi e quindi chiedevano indietro questi soldi. Insomma, è sempre non gli una faccenda, mai, bel Pietro, non è gli sempre mai una faccenda di quattrini. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a Manlio Di Stefano, a grazie tutti i nostri ospiti.